Io venendo a Modena, prima al Duomo di notte avevo chiesto l'autorizzazione di poter lavorare in piena notte al buio, completamente con la chiesa al buio, perché avevo scoperto la bellezza di questi leoni, ognuno dei quali rappresentava una storia o più storie secondo quello che avevano o stavano facendo in quel momento. Quindi è stata una lettura linguistica, direi linguistica, l'interpretazione di questo a lume di candela con le quali riuscivo a mettere in evidenza solo le parti che mi interessavano maggiormente al fine di questo discorso. Mentre qui con le metope, che sono più bassorilievi che sculture, perché sono sculture che hanno profondità minore, e con le candele si riesce anche, illuminandole e muovendo la candela, a determinare la bellezza delle forme che hanno questi rilievi, queste sculture, anche nelle parti meno lette, nelle fiancate, ci sono delle situazioni che sono strabilianti da leggere e da vedere, per cui con la candela, facendole con calma, si riesce meglio ancora a leggerle che non fatte con la luce piena, illuminata, che dà più l'impressione totale e meno quella del particolare. Cominciamo col dire che prima dell'invenzione dell'illuminazione elettrica, queste sculture si mostravano soltanto alla luce del giorno e quindi per circa 8 secoli, dal tramonto all'alba, si nascondevano nel buio, a meno che qualcosa non andasse a svegliarli, la luce della luna piena o la luce di qualche fiamma viva. Credo che tu abbia voluto recuperare l'esperienza della visione notturna della scultura romanica prima dell'era dell'illuminazione elettrica. C'è stata solo questa come curiosità o hai voluto scoprire qualcosa d'altro o hai scoperto dopo qualcosa d'altro? Allora, io adesso ti racconto brevissimamente del come è nata. Io sono un cultore di tre personaggi in particolare, Lucrezio, Leonardo da Vinci e Duchamp. Sono i tre personaggi che mi hanno sempre ispirato nella maniera del Lucrezio, sono innamorato del Re Runatura, l'ho letto decine di volte, questa anticipazione, questa meraviglia dello scoprire quello che abbiamo adesso, lui ne parlava centinaia e centinaia di anni fa. Leonardo della creatività, dell'invenzione e della capacità di sperimentare, mettersi sempre in gioco e sperimentare giorno per giorno trovando qualcosa di diverso. Al di là della grande capacità come artista, come pittore, proprio mi interessava molto questa sua parte sperimentazione continua per tutta la vita. E Duchamp perché ha cambiato sempre i livelli, ha sempre cambiato i sistemi, il modo di pensare, l'arte non è più quella ma è quest'altra, la provocazione e via discorrendo, legato anche alla fotografia. Il discorso della luce di candela, della lettura a luce di candela, è nato proprio pensando, per esempio, Leonardo, quando studiava le pieghe dei vestiti per definire i suoi quadri, i drappi delle signore, delle donne, al buio con una candela, ne parla il Vasari, lo spiega molto bene, la candela gli serviva per quello perché modificava l'interpretazione di quello che vedeva. A me invece è stata un'occasione di qualche anno fa che l'Università di Parma, la Facoltà di Architettura, tutti gli anni stampava un libretto inedito, sono una ventina d'anni che lo fa, degli argomenti più vari, sulla pittura, scultura, letteratura, poesia, qualunque forma di espressione moderna, e sempre fatto questo. Poi per la prima volta hanno deciso di farne uno sulla fotografia, allora mi hanno chiesto di fare quello che volevo con la fotografia. Trovandomi a Parma, forte di questa esperienza e di questa curiosità di ciò che faceva Leonardo, eccetera, ho
decisi di fare i bassorilievi del battistero di Parma, dell'Antelami, letti a lume di candela. E dopo questa, dopo questa esperienza di Parma, che evidentemente ti deve essere piaciuta molto, hai deciso di proseguire con queste esplorazioni a lume di candela della scultura romanica e rinascimentale, no? Hai fatto altre tappe in giro per l'Italia. Sì, sì. Perché hai scelto nella tappa modenese i leoni stilofori del pontile del Duomo? Perché i leoni stilofori, oltre alla bellezza del tipo della scultura in sé per sé, rappresentavano anche delle storie raccontate con la scultura. Cioè non è solo un'immagine di un leone che sopporta una colonna per sostenere un qualcosa più in alto, ma sono stati creati anche per raccontare, ed è una leggendoli così da vicino, tutti intorno, nasce appunto la scoperta della lettura di quello che dicono ogni singolo leone. Ecco, e appunto quando veniamo a queste metope, no? Che sono immagini misteriose che hanno una storia da raccontare, la storia che raccontano in pieno sole è diversa dalla storia che tu gli fai raccontare muovendola, certo. Muovendo la pietra solo con la luce. Certo, perché è sempre quel discorso di interpretazione, quindi della mia visione. Io quando mi avvicino a questo, ecco, e faccio questo, metto in risalto quella parte lì solo e cancello tutta l'altra parte che viene in ombra. È una scelta che faccio, che fa la mia mente in funzione dell'immagine che vedo, che si crea nella mia mente quando sto leggendo. Trasformi in un film, una scultura in un film. È una lettura, proprio una lettura che deve partecipare, deve essere condivisa dalla mente. L'idea che il buio animi le forme e le trasformi spesso in forme mostruose, in forme paurose, è l'idea che hanno i bambini, no? È la paura del buio che hanno i bambini. Perfetto. Mi viene in mente che la paura del buio che hanno i bambini viene cancellata dall'età adulta. L'esperienza del buio che l'umanità ha avuto per millenni è stata cancellata dalla modernità, che ci fa sempre viaggiare in ambienti illuminati. Ecco. Cosa hai riscoperto nel buio? Nel buio ho riscoperto e sto scoprendo tuttora qualcosa del mio immaginario, perché ognuno di noi, quando si parla di cultura, cos'è la cultura? E secondo me la cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto. E ognuno di noi ha una propria cultura, deve vedere 100.000 cose, sculture, pitture, leggere, ascoltare, eccetera. E poi ciò che ricorda, che gli viene in mente, è la propria cultura. Allora, quando coincido ciò che vedo con quella che è la mia formazione culturale o disinformazione culturale, allora io scatto la fotografia, perché fa parte del mio patrimonio di interpretazione, perché la fotografia è interpretazione, è scrittura. Quindi non è un fatto estetizzante, può venire anche il fatto estetizzante, però la fotografia viene considerata sempre di più come un fatto legato alla scrittura. È curioso che anche la fotografia nasce in un mondo senza luce elettrica, no? Poi anche la fotografia in fondo è stata cambiata dall'elettricità, non pensi? Forse è cambiata in meglio, cambiata in peggio, chi lo sa? No, ma sono state trasformazioni epocali, perché quando nacque la fotografia, i pittori, i ritrattisti sparirono tutti, perché venivano sostituiti dalle foto fatte dai fotografi. Poi in un secondo tempo c'è stato un recupero della forma di pittura o di arte che non fosse la pittura tradizionale del quadretto o del ritrattino, ma fosse interpretazione tutte le varie forme di arte contemporanea che hanno, ma è sempre merito, credo, e non demerito della fotografia, che è intervenuto massicciamente, tant'è che Duchamp nel principio degli anni 20, scrivendo a Stiglitz, diceva allora, più di 100 anni fa, diceva che la fotografia era quella che stava uccidendo la pittura, che era molto più forte la pittura, che la pittura non valeva niente, la fotografia avrebbe sostituito la pittura.
fino a che non sarebbe uscito qualche altro sistema espressivo che avrebbe ucciso la fotografia. Forse non ci siamo ancora, ma ci stiamo arrivando. Siamo nella fase di, pensa ai milioni, ai miliardi di fotografie che si fanno oggi con i cellulari, i libri che si comincia a fare col cellulare solo, senza bisogno di grandi macchine. Cioè c'è già un passaggio, una presa di coscienza. Pensa a quello che stanno studiando gli americani e anche gli italiani, dello studio del cervello. Per gli ammalati di SLA hanno trovato che mettendo due sensori alle tempie e poi applicandole a un computer si riesce a trasmettere il buio e la luce. Se si trasmette buio e si luce, trasmette l'immagine. Domani si trasmetterà immagine. A proposito di luce, la luce è la costante vera del tuo lavoro, che ha spaziato fra esperienze diversissime, apparentemente lontanissime l'una dall'altra, però la luce è sempre stata il motore, l'ingrediente, lo strumento principale. È la luce che anima i tuoi esperimenti off camera, è la luce ovviamente che rende possibile le tue fotografie di reportage, le tue fotografie di scoperta. La luce per te cosa è stata? Una materia prima, un compagno, una compagna di lavoro, che cosa? Una compagna di vita, vogliamo dire così, una compagna di vita. Adesso per esempio ti faccio un esempio. Sto facendo un lavoro con i bambini di 3 anni del MAST, bambini da 2 a 4 anni. L'asilo del MAST di Bologna. Sono bambini con i quali faccio delle sperimentazioni senza macchine fotografiche, però con gli specifici fotografici, sviluppo, fissaggio, luce e buio. I bimbi sono bravissimi nel capire immediatamente i meccanismi e fanno delle cose che sono fantastiche, perché non hanno condizionamenti, non hanno forme di deteriori insegnamenti, che sia scolastici o familiari, sul cosa si deve fare. Sono privi da condizionamenti e fanno delle cose anche scrivendo con la fotografia. Quindi loro raccontano, e sarà una cosa interessantissima quando si potrà far vedere tutto a settembre dell'anno prossimo, che raccontano quello che vogliono dire, le loro storie, usando la fotografia, luce e buio. Quindi il discorso che dicevi tu prima, il discorso della luce e del buio, è quella che mi ha sempre seguito e mi segue tuttora, spero che mi segua ancora per molti anni.